Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. È verissimo, fratelli, il giorno in cui rivedi a Cristo, il giorno in cui vedi Cristo risorto, non hai più da domandargli nulla. E che vuol dire questo? Vuol dire che hai conosciuto la pace, la riconciliazione. Vuol dire che hai sperimentato il suo amore, il perdono di ogni peccato, perché la sua risurrezione e la sua apparizione ai discepoli significa questo. Significa la gioia vera, la gioia autentica, la gioia che nessuno può togliere, cioè non una gioia legata agli eventi, legata alle situazioni, per quanto stupende, meravigliose, sante siano. Non la gioia legata a un matrimonio, non la gioia legata alle nozze, no? Al giorno delle nozze, al giorno dell'ordinazione presbiterale, o alla nascita di un figlio, o quello che sia. No, una gioia diversa, la gioia della certezza, la gioia che viene dalla certezza che i tuoi peccati sono stati perdonati, perché la risurrezione di Gesù Cristo significa questo, fratelli carissimi, che i tuoi peccati sono stati perdonati. Cioè che i tuoi peccati non hanno avuto potere su Gesù Cristo, che c'è stato uno più potente dei tuoi peccati. I peccati hanno distrutto Cristo, lo hanno condotto alla croce e alla morte, alla tomba. Ma la morte, quella tomba, non l'ha corrotto, non ha avuto il potere, cioè l'esito dei peccati non hanno avuto potere su Gesù Cristo, lo hanno trascinato nella tomba. Per cui entri nella tristezza, per cui entri in quel cono d'ombra che dicevamo ieri, in quel buio in cui non vedi Cristo. Ma esattamente in quel momento, dove tu non vedi Cristo perché hai scelto di non vederlo, perché hai scelto di tradirlo, perché hai scelto di giudicare, perché hai scelto nel tuo cuore di peccare, bene, proprio in quel momento lui si è fatto più prossimo a te. Questo distrugge ogni orgoglio. Ogni idea che abbiamo su Dio, cioè il momento in cui tu sei più lontano da Dio, Lui è più vicino a te, nel suo Figlio Gesù Cristo che offre ancora la sua vita per te. La tomba, quella lapide di fronte alla quale noi non vediamo nulla, quando non sentiamo nulla, quando dopo aver giudicato, dopo aver mormorato, perché questa è l'esperienza dei discepoli, no? Voi non mi vedrete per un tempo. Per un poco non mi vedrete e tra un poco mi rivedrete. Ma ovviamente gli apostoli non hanno ucciso fisicamente Cristo, ma l'hanno tradito. Erano anche loro tra i peccatori che hanno contribuito alla sua crocifissione, come te e come me. Ebbene, la morte di Cristo è la prova del suo amore. Che lui ha preso i tuoi peccati su di sé, che ti ha amato sino alla fine dei tuoi peccati, sino all'ultimo peccato che tu hai compiuto 12 secondi fa, questa mattina. Bene, questo non basta. Ti amo e prendo i tuoi peccati su di me. Ma quei peccati che mi hanno condotto dentro la tua morte, al punto che tu non mi vedi più,
la conseguenza del peccato è la morte, è l'inferno, è non vedere Dio. E che significa non vedere Gesù Cristo? La tristezza, l'angustia. Che vuol dire la gemere? Vuol dire non vedere più Gesù Cristo nella propria vita, non avere più gusto nel fare le cose. Un giudizio ti erode dentro, erode la gioia, erode la freschezza. Bene, questa esperienza di morte, in cui non vedi Dio più nella tua vita, non lo vedi più nella tua famiglia, non lo vedi più in tuo figlio, non lo vedi più all'opera, dubiti. Quello è il momento fecondo nel quale Cristo si fa presente a te. Si fa presente nella tua vita in modo misterioso, morendo nella tua morte, cioè scomparendo dal tuo sguardo proprio perché è talmente dentro di te che non lo vedi. Bene, quando egli appare risorto agli apostoli, dice, i discepoli gioirono nel vedere il Signore, anzi, dice che per la grande gioia neanche riuscivano a credere. Ora capiamo cosa vuol dire che per la grande gioia non riuscivano a credere. Perché? Perché non puoi credere che proprio nel momento in cui tu pensavi di essere più lontano da Dio, nel momento in cui tu eri più lontano da Dio, nel momento in cui la tua libera scelta ti ha portato più lontano da Dio, Lui era già lì. Lui è andato dove tu sei, dove tu eri. Non puoi credere a un amore di questo tipo. Un amore così forte, che proprio perché è entrato dove tu eri, ha deposto il perdono, ti ha trascinato fuori, ha distrutto quella morte. E oggi è vittorioso, quando ti si annuncia il Vangelo, quando ti si predica la buona notizia, quando ti accosti a un sacramento seriamente, addolorato per i tuoi peccati, strisciando quasi, no? Come la peccatrice che bagna i piedi di Cristo con le sue lacrime, o come la Maddalena, come Zaccheo, quando tu ti accosti contrito, cioè morto praticamente, alla confessione, e ti senti perdonato nel profondo del cuore, vedi Cristo di nuovo, ti rallegri, ma quella gioia non c'ha niente a che vedere con nessun'altra gioia, quella gioia è la gioia vera, che nessuno può toglierti, perché nessuno può toglierti il perdono di Dio. Qualsiasi cosa puoi perderla, qualsiasi gioia legata alle situazioni, legate anche alle cose più belle e più sante, le puoi perdere. Il demonio può strapparti in una forma o nell'altra, il perdono dei peccati no. La prova che tu sei stato perdonato è il tuo cuore nuovo. Dice, prendendo come esempio la donna che partorisce, dice, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Ah, l'uomo, la creazione più bella di Dio. E questo è il parto di Cristo. E questo è il parto che è il mistero pasquale che si compie nella tua vita. Questa è la gioia. Che ha dato alla luce un bambino, che ha dato alla luce un uomo. Tu non eri un uomo. Quando pecchi, quando pecco, non sono più un uomo. Ho perduto la dignità come il figlio prodigo. Io non sono più niente. Ho perso la mia identità. Non sono figlio, sono un orfano, uno zombie che vaga per il mondo. Ho tagliato con la mia radice. Ebbene, nella morte di Cristo, in quella sofferenza che è stata la sua passione, la sua morte, è entrato in questo seno della terra che è veramente un utero, dove stavi tu, e ha preso la tua carne, l'ha unita a se stesso nella morte, ed è entrato morte dentro la tua morte, al punto che tu non lo vedevi, come un bambino nel grembo. Ma poi quando è nato, dopo quella sofferenza indicibile di una donna, sofferenza vera nella carne, che è esattamente la sofferenza della morte dell'uomo vecchio, della distruzione dell'uomo dell'orgoglio, quando appare alla luce
una nuova persona, un uomo secondo la volontà di Dio, un uomo immagine e somiglianza di Dio, un uomo che perdona, un uomo che perde la vita, un uomo che non difende la vita, un uomo che non vive per se stesso, ma per colui che lo ha amato, che è morto ed è risorto per lui. Bene, questa è la vera gioia, la certezza del perdono dei peccati. Perché? Perché sei libero, perché sei un'altra persona, sei il figlio di Dio, che il Padre ha pensato da sempre. Questa è la vera gioia, questa è la vera gioia che si dà nella Chiesa, che si dà in questa rinascita costante, che è il cammino di fede che siamo chiamati a compiere nella Chiesa con questo popolo santo, in questo parto costante. Ma se io sperimento questo nella mia vita sarà un parto. Cristo vivo in me, salvato da questo parto benedetto, rinato in Cristo, in questa gioia indicibile, io divento gioia. La mia vita è gioiosa, ma non la gioia tonta, non il sorrisino ebete. No, no, no. La gioia vera, autentica, quale? Questa, fratelli, che non conosciamo, che il mondo non conosce e cerca di surrogare in mille modi, come te e come me, come abbiamo fatto tante volte. No, 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 no. Un'altra cosa, questa gioia che è il perdono dei peccati, che è il sentirti amato, questa gioia enorme, diventa contagiosa. Come? Morendo per gli altri. La gioia che è capace di morire, quella gioia che nessuno può toglierti, che ti spinge, Caritas Christi, urge te nos, che ti spinge a partorire tuo figlio, a partorire tua moglie, a partorire tuo marito, a partorire quel fratello, a partorire il tuo collega di lavoro, a partorirlo, cioè a entrare nella sua morte, a fare sì che Cristo, a lasciare che Cristo in te muoia per chi ti è accanto, al punto di scomparire dallo sguardo di tua moglie. Capisci? Tu muori, muori per tua moglie, muori per tuo marito, muori per tuo figlio, muori per tuo padre, muori per il tuo fidanzato, muori per chi ti è accanto, al punto di scomparire, cioè di essere rifiutato come tu e noi abbiamo rifiutato Cristo e non l'abbiamo più visto, crocifisso e sepolto. E forse tuo marito per 10 anni non ti parla, e forse tuo figlio non ti parla, ma tu sei morto per lui, hai preso su di te i suoi peccati. Hai lasciato che i suoi peccati ti investissero fino ad ucciderti. Ma in quel momento in cui muori per tuo marito, muori per il fratello, e Cristo che muore in te, e gli sei più prossimo che mai, entri dentro la sua morte per deporvi l'amore che ha salvato te. E ti rivedrà tuo figlio, forse tra 10 anni, forse tra 15, forse tra 2 mesi, forse tra una settimana, a seconda di ciò che stai vivendo. Ti rivedrà quella persona, ti rivedrà quel fratello. E la sua gioia nessuno potrà togliergliela, perché tu sei questa estensione, i cristiani sono questa, la estensione della Chiesa, no? La estensione dell'amore misericordioso di Cristo, che arriva ad ogni uomo attraverso i suoi apostoli. Allora, perché questa è la vita della Chiesa, è questa, dare la vita, dare la propria vita, annunciare il Vangelo, predicare il Vangelo, dando la vita. Io sono a Kyoto, con delle persone che sono venute qui in Italia, qui in Giappone, scusate, a Kyoto, sono lungo il fiume, tanti cristiani sono morti, bruciati da queste fascine che hanno illuminato Kyoto, come fece Nerone, una mamma con i suoi figli, coraggio, incoraggiandoli, annunciandogli il Vangelo, tante parole mentre bruciavano, offrendo la vita per i carnefici. E oggi io sono qui in Giappone e sto parlando a te, grazie a quel sangue, grazie che sono scomparsi dalla vista dei loro carnefici, e quei carnefici hanno avuto quel sangue che li ha salvati. Cristo è apparso in questa terra, attraverso questa morte, la morte dei suoi martiri, e questa è la nostra vita, la vita della Chiesa durante i secoli, la tua vita, la mia vita, la vita vera, darla, martire, martire, ardendo, ardendo, scomparendo all'ultimo posto, perché il mondo riceva la vita, dice San Paolo. Noi opera la morte, in voi opera la vita. Buona giornata. Sapendo che ci saranno dolori, come la donna che quando deve partorire, che tu abbia, che io abbia questi occhi di fede, che nella Chiesa possiamo avere questi occhi di fede, per vedere in ogni istante della nostra vita, in ogni relazione, la nostra ora,
L'ora di partorire è dolore, certo che è dolore, ma è il dolore che è il passaggio, è il poco tempo, quel tempo benedetto che ci prepara alla visione di Cristo in noi e nei fratelli, perché i fratelli possano vedere in noi a Cristo e perché nessuno possa togliere questa gioia da chi c'è accanto, quelli che il Signore nel suo piano misericordioso ha legato alla nostra vita, alla nostra comunità cristiana.